Risultati negativi per le italiane in Europa League. Il Milan, che ha perso in casa con l'Arsenal, è sembrato inferiore tecnicamente rispetto agli inglesi. Al ritorno sarà dura anche per la Lazio, reduce dal 2-2 di ieri contro la Dinamo Kiev. Carlo Ancelotti, premiato ieri in Toscana a Castiglion Fiorentino, prende tempo sul suo futuro e sull'ipotesi Arsenal, dice: è presto, la stagione è ancora in corso. L'Inter sogna di festeggiare al meglio i suoi 110 anni. Il Napoli cerca di riscattare il KO con la Roma. Sarà anche la sfida tra Icardi e Mertens. Buonasera a tutti, parleremo di calcio giocato in questa edizione del TMV News. Saluto subito Lorenzo Di Benedetto. Ciao, buonasera. Lorenzo, buonasera a tutti. Saluto anche a Tommaso Bonan. Salve a tutti. Partiamo dal Milan, perché ci concentreremo inizialmente sull'Europa League. Le italiane che non sono andate affatto bene in questa competizione. Il Milan che ha perso contro l'Arsenal, un Milan che a conti fatti ha fatto emergere la propria inferiorità dal punto di vista tecnico e tattico nei confronti degli inglesi, al di là di una partenza che lasciava ben sperare, però poi è emersa la superiorità da parte della squadra di Wenger. E devo dire, Lorenzo, tutto giusto quello che hai detto, ma anche la maggiore esperienza, se non altro in ambito internazionale. Ora, siamo abituati a vedere un Arsenal, soprattutto nell'ultimo periodo, in campionato non andare benissimo, con una rivoluzione sul mercato che ha riguardato più che altro l'attacco, quindi magari complice un Milan che viaggia tuttora in campionato comunque sulle ali dell'entusiasmo di vari risultati positivi ottenuti, quindi ci si poteva aspettare sicuramente un risultato diverso. Però spesso in questi casi, in queste partite così delicate che spesso vengono risolte anche da degli episodi, insomma gli equilibri sono sottilissimi, quando hai dei giocatori magari non anche campioni, perché vale Wilshere, Ramsey sono ottimi giocatori ma non magari fuori classe, però giocatori che sono abituati comunque al clima europeo, a scendere in campo, a essere determinanti anche in ambito internazionale, spesso ti possono risolvere la gara. Ora, si fa molto dura per il Milan, sì. non c'è inutile girarci intorno, però ecco, c'è la gara di ritorno. Io non mi sento di rivalutare il lavoro di Gattuso, comunque, che finora sta facendo sicuramente. Cioè, non può essere messo in discussione da questa sconfitta, è chiaro, no, che era reduce da 13 risultati consecutivi. Quindi, cioè, insomma, può capitare dopo un po'. La sua mano si era vista fino a questo momento, era riuscito a scuotere la squadra e a farla risalire in classifica. Comunque c'è ancora una speranza, un sogno di entrare addirittura in Champions per il Milan, un sogno che può essere ancora coltivato, e quindi insomma non è che con questa sconfitta possiamo cancellare quello che ha fatto di buono Gattuso nel recente passato. Sentiamolo Gattuso in conferenza stampa. Ma adesso testa al Genoa, dopo giovedì la prepareremo, ma penso che nel calcio mai dire mai, sicuramente non andiamo a fare una scampagnata, non andiamo in gita a Londra, ma siamo in Milan, bisogna rispettare la maglia, bisogna rispettare la storia, sicuramente nel calcio può succedere di tutto. È una squadra che oggi sul campo ha dimostrato che a tratti è stata più forte di noi, però secondo me con qualche occasione potevamo anche subire qua più di due gol, ma potevamo anche farlo. E penso che non è finita, però sarà molto molto difficile, ma sicuramente la prepareremo nel modo giusto per andarcela a giocare. Wenger ha messo la squadra come ha giocato 4-2-3-1, la squadra che avevamo preparato. Wenger oggi ha giocato a uomo a tutto campo con i centrocampisti. Che vuol dire? Che domanda è? Che mi aspettavo una squadra così? Dopo ripeto, secondo me abbiamo sbagliato noi perché abbiamo dato troppo campo agli avversari, perché ripeto, se andate a vedere gli ultimi due mesi della mia squadra, è una squadra che difficilmente passavano mezze palle. Oggi se andate a vedere la partita abbiamo sofferto il fatto che loro ci seguivano a uomo a tutto campo, non riusciamo a palleggiare in modo come ci piaceva. Noi tecnicamente abbiamo sbagliato più di un qualcosa. No, è allenante il nostro campionato, anzi il nostro campionato è molto difficile a livello tattico, ci sono allenatori molto preparati. Sicuramente tante volte quando giochi in Europa vedi giocatori a livello fisico con qualità fisiche importanti, abbinano sia qualità fisiche che tecniche in grande velocità. Penso che oggi tante volte la grandissima difficoltà, i terzini dell'Asse hanno fatto un grandissimo lavoro, riuscivano sempre a andare in sovrapposizione, a farsi trovare la qualità. Dopo sappiamo che in questo momento tante, perché dopo voi vi dimenticate, ma oggi una squadra inglese media
di diritti televisivi guadagna 3 o 4 volte di quella che si guadagna in Italia. I giocatori, l'ho detto ieri in conferenza stampa, tanti giocatori vanno in Inghilterra a giocare, hanno grandissimi giocatori, hanno tanti giocatori giovani, grandissima qualità. Non dico che i nostri non ci sono, come ho detto ieri, in questo momento abbiamo tantissimi giovani, però è un calcio diverso, una mentalità diversa, becchi giocatori con strutture totalmente diverse. Ma chi era che diceva che il Milan può vincere l'Europa League? In tanti lo dicevano. No, anche tra di noi qualcuno mi sembrava. Lo diceva? Tommaso Bonanno? Tommaso Bonanno, no, forse non eri tu. No, però non ricordo, forse può darsi tutto, però in questo momento non ricordo. Va bene, comunque qualcuno di noi lo aveva detto e comunque chissà, magari il Milan poi ci sorprende e al ritorno batte l'Arsenal. No, come valore della rosa questo Milan ha poco da invidiare anche ad altre realtà dell'Europa. Ci sono almeno 3 squadre però non, meglio non del potevamo Milan. Escludere comunque come rosa, come elementi della rosa, comunque un Milan più avanti là nella competizione, questo si poteva dire, insomma. Ma dipende, non sono troppo d'accordo, soprattutto dopo il sorteggio. È chiaro che uno dice sì, ci sono tante squadre peggiori, però se ne incontri subito una meglio delle altre, meglio di te, è difficile che tu possa andare avanti. E il Milan probabilmente ha trovato insieme all'Atletico Madrid la miglior squadra della competizione, quindi già sulla carta era molto difficile, l'abbiamo detto anche subito dopo il sorteggio. Resta il fatto che il Milan magari ci si aspettava qualcosa di più, in tanti si aspettavano qualcosa di più, a cominciare dai tifosi del Milan che per la prima volta erano tornati in 70.000 a San Siro. Era tantissimo tempo che non si vedeva così tanta gente nello stadio Meazza mentre gioca il Milan, e quindi ci si attendeva qualcosa di più. Sono d'accordo con Tommaso, un inizio buono quello del Milan, che poi però si è sgretolato sotto i colpi di una squadra molto molto più esperta, che ha campioni come Mkhitaryan che ha fatto la differenza, e quindi adesso per il Milan sarà veramente durissima, quasi impossibile ribaltare la situazione. C'è chi sostiene, così chiudiamo il capitolo legato al Milan, che i rossoneri abbiano fatto probabilmente almeno all'inizio un po' troppo affidamento su se stessi dopo questi 13 risultati utili consecutivi, che fossero un po' troppo convinti dei loro mezzi. Ma un po' di convinzione ai propri mezzi non guasta mai, nel senso sfruttare comunque il momento positivo e cercare di aggredire l'avversario. Però quando Gattuso nella conferenza pre-partita aveva detto beh, io in confronto a Wenger sono un pulcino, no? Sono allenatore di pulcini, l'ha detta battuta, però alla fine è vero, perché Wenger la storia parla per lui, e probabilmente nei match che contano, così come era questo dell'andata, qualcosa in più Wenger è riuscito a metterci. La Lazio adesso, una Lazio che è stata anche sfortunata, soprattutto se pensiamo al palo colpito da Immobile all'ultimo secondo, praticamente certo è che pesano questi 2 gol incassati in vista del ritorno. Sfortunata sì, lo hai detto, il palo a tempo scaduto praticamente all'ultimo secondo della partita pesa tantissimo e peserà probabilmente anche nell'economia della qualificazione, perché di fatto ha tolto 2 pareggi alla Lazio per quel che riguarda la gara di ritorno. Però una Lazio ingenua, perché dopo aver preso il gol dell'1-0, dopo un primo tempo in cui la partita era piuttosto bloccata, la Lazio aveva avuto la reazione, era riuscita a ribaltare il risultato e stava premendo sull'acceleratore anche per provare a fare il gol del 3-1, che avrebbe spianato la strada verso verso i quarti di finale. Il problema è che quando si riesce a ribaltare una partita che comunque era complicata, non si può permettere, non si può concedere niente alla squadra avversaria, soprattutto in campo europeo. Hanno concesso un tiro da fuori area, però ha avuto molto spazio, si è inventato il gol del giovedì, possiamo dirlo, perché comunque un tiro d'esterno a uscire su cui Stracoscia non ha potuto far niente. Però la Lazio che conosciamo, che abbiamo conosciuto in questo anno e mezzo, un po' di più con Simone Inzaghi in panchina, deve maturare ancora di più e non si deve far cogliere alla sprovvista quando riesce a rimettere in carreggiata una partita come quella di ieri. Le parole di Inzaghi adesso, sentiamolo il tecnico biancoceleste. Sì, la partita dovrò rivederla, però il primo tempo ero contento perché probabilmente abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio, però eravamo stati corti, non avevamo concesso niente alla Dinamo Kiev. Invece nel secondo tempo ci siamo allungati, abbiamo preso insomma
due gol che dovevamo evitare, sia il primo che il secondo. Abbiamo concesso qualcosa di più e sappiamo che per non prendere gol, per difenderci meglio, dobbiamo mantenere distanza, dobbiamo essere squadra, quello che siamo stati nelle ultime partite, dove, eccetto il gol di Dybala, non avevamo preso gol, mentre stasera abbiamo preso due gol che dovevamo evitare. Che sicuramente dovremo andare a vincere in Russia, dove dovremo fare una partita importante, perché non sarà facile. Gli ucraini è un'ottima squadra, quindi dovremo andare in Ucraina a fare una partita giusta, perché hanno dimostrato che sono, non a caso sono negli ottavi di finale. Noi probabilmente avremmo meritato di più, ma si vede che in questo periodo non basta per vincere le partite. Dovrà andare in Ucraina la Lazio. Sì, giusta correzione, si autocorretto. Sì. Ci sta un approccio probabilmente un po' troppo molle nel primo tempo da parte della Lazio, che ha comunque ritrovato a tutti gli effetti, almeno a giudicare la partita di ieri, Felipe Anderson, che è stato il migliore della partita, il migliore della serata. Sì, questa è la nota positiva. Dobbiamo dire che gli ultimi risultati della Lazio, anche in Italia, in campionato e Coppa Italia, denotavano un po', non una crisi, assolutamente non una crisi, però un, diciamo così, qualcosa da sistemare, da livellare. E contro la Dinamo Kiev abbiamo visto, ora appelliamoci e guardiamo la Juventus, quella che ha fatto in Champions, sì, contro il Tottenham, che per, sì, appunto ha pareggiato e poi è andata a vincere. Stiamo parlando chiaramente, sì, della Juventus. Sì, però parliamo anche del Tottenham. Stiamo parlando però anche del Tottenham, che è più forte, quindi l'impresa della Juventus rimane a sé, però appelliamoci ai numeri, comunque ai precedenti, e la Lazio comunque, qui dobbiamo dire, più del Milan, il pronostico è molto più chiuso, la Lazio ha tutte le carte, sì, in regola, certo, per ribaltare il risultato. Questa Lazio resta comunque più forte, sì, della Dinamo Kiev. Assolutamente molto più in corsa rispetto al Milan in Europa League. Parliamo anche del mercato delle panchine. Carlo Ancelotti, dove ve lo immaginate nella prossima stagione? Parlerà il suo agente, così questo ce lo immaginiamo, io me lo immagino all'Arsenal, sempre che Arsène Wenger, che comunque Wenger out ormai è l'hashtag che va più di moda tra i tifosi dell'Arsenal, non riesca a fare uno scherzetto tra virgolette ai suoi tifosi, ovvero mettendo in bacheca una coppa anche quest'anno, perché di questi tempi tutti gli anni si parla di un Wenger praticamente prossimo a lasciare la panchina dei Gunners perché non riesce a vincere. È vero, la Premier League non la vince dal 2004, però riesce sempre a vincere qualche trofeo, l'FA Cup 3 negli ultimi 4 anni, e stai a vedere che magari quest'anno non riesce ad alzare l'Europa League. Ancelotti è stato premiato ieri a Castiglion Fiorentino in Toscana e ha parlato anche del suo futuro. Sentite cosa ha detto. È un commento che il sindaco mi ha fatto perdere la partita perché siamo stati in giro. Questo è il commento. Sono molto triste. Anzi, da un certo lato non ho visto il Milan perdere, quindi questo mi solleva un po'. Io faccio l'ultima. C'è un biglietto per Londra? Per Ancelotti? Biglietto per Londra ce l'ho per forza, perché sono arrivato da Londra e a Londra dovrò tornare. Però, perché un biglietto? Perché si parla dell'Arsenal. No, ma si parla di tante cose, ma la realtà è che sono ancora i campionati in corso e credo che le cose cambieranno più avanti, non adesso. Io le chiedo solo quanto piacere le fa l'affetto che molti italiani, anche in questi mesi, esprimendo la loro opinione sul futuro, anche commissario tecnico della nazionale, hanno rivolto anche nei suoi confronti. No, mi fa molto piacere l'interesse e l'apprezzamento della gente, soprattutto perché è vero che oramai è quasi, sono andato via dall'Italia, se non sbaglio, nel 2009, è quasi 10 anni che sono via e sono orgoglioso di sentirmi italiano 100%, non c'è dubbio, ho imparato tante lingue nel frattempo e questo mi ha onorato, ma quando sei arrabbiato non si può parlare un'altra lingua diversa da quella tua di origine. Sì. Però la capiscono ugualmente, mi sembra. Lo capiscono italiano, in quel senso lì lo capiscono benissimo. Però il futuro di Carlo Ancelotti è legato a un club, sì. La mia idea è quella di allenare un club, sì, l'ho già detto. Io glielo faccio ripetere. Continuo così, a pensarla così. Ok. Ma non credo che tutti capiranno. No, eh? Beh, insomma, probabilmente a questo punto avranno capito anche in federazione che Ancelotti non ricoprirà il ruolo di CT dell'Italia. Questo momento favorito per il commissario tecnico azzurro è Mancini.
Sì, anche perché complice l'eliminazione dalla Champions League del Paris Saint-Germain, sembra che il club francese voglia puntare con decisione su Antonio Conte, che a sua volta è in uscita dal Chelsea. Quindi la notizia è che Ancelotti non allenerà una nazionale, a prescindere di quale sia la bandiera, ma un club, insomma, una squadra di club. Se poi guardiamo anche, non è che ci siano così tante... Ancelotti chiaramente non può allenare una squadra di medio profilo, quindi deve andare in una big, e secondo me l'Arsenal in questo momento resta sicuramente... Bisogna capire se l'Arsenal vorrà puntare su un tecnico esperto come Ancelotti, o se invece voglia trovare un allenatore giovane con il quale aprire un ciclo che possa ripercorrere le orme di Wenger a livello proprio... Di carriera che ha fatto Wenger con l'Arsenal. Sì, devono decidere se vogliono vincere subito nell'immediato, esatto, o ripartire con un nuovo ciclo. Forse anche per calmare i tifosi servirebbe in questo momento magari un tecnico più esperto che possa garantire magari un successo nell'immediato, però insomma staremo a vedere. Parliamo anche di Inter-Napoli, la partitissima che si giocherà domenica sera a San Siro. Sono attese 60.000 persone che spingeranno i nerazzurri, che devono riprendere il cammino verso questo quarto posto, il tentativo di entrare in Champions League. Un Inter che proverà probabilmente anche ad onorare al meglio la propria storia, l'Inter che festeggia 110 anni. Sì. Sicuramente l'Inter proverà a festeggiare nel migliore dei modi questo compleanno. La mia impressione è che molto dipenderà dal Napoli, dalla partita di domenica sera, perché se il Napoli sarà quello visto contro la Roma, allora l'Inter può dire la sua e può cercare di fare un buon risultato. Se però vediamo il Napoli che abbiamo visto per il 95% delle partite di quest'anno, non credo che l'attuale Inter, che non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori senza dubbio, possa mettere il bastone tra le ruote agli azzurri di Maurizio Sarri. Bisogna capire se ci sarà il contraccolpo psicologico da parte appunto del Napoli di Sarri dopo la batosta contro la Roma, però mi aspetto una partita molto aperta, soprattutto grazie anche allo stadio San Siro, che proverà davvero a spingere i nerazzurri. Sebastien Frey, che è anche un ex nerazzurro, ha parlato dell'Inter intervenendo a RMC Sport, sentiamolo. Ne approfitto per fare tantissimi auguri a tutto il popolo nerazzurro per i suoi 110 anni. E niente, domenica ci sarà una bella partita da vedere, infatti andrò, sarò allo stadio a vedere perché penso ci sarà l'ambiente carica, l'ambiente giusto, visto che si festeggia ovviamente. Se l'Inter porterà a casa i 3 punti come speriamo, sarà ancora più bello. Ho tanti momenti belli, ovviamente, guarda, uno dei momenti più belli è stato questo quarto di finale quarto di finale contro il Real Madrid nel 98 in Champions League, con doppietta di Baggio a San Siro, che lì è venuto giù lo stadio proprio. È stata un'emozione per un ragazzo di 18 anni unica. Devo dire che a livello di bellezza di gioco è già un paio di anni che Sarri ha dimostrato che è l'allenatore che mette nel modo migliore la squadra e che fa giocare di più la squadra. Infatti per me è la squadra che gioca meglio in assoluto, però come vedi, nonostante quello, manca qualcosa, quindi magari manca un po' di la rosa, un po' di ricambi giusti. L'Inter magari è meno spettacolare, gioca un po' meno bene, però è stata concreta per una bella parte, soprattutto la prima parte di campionato. C'è stato un piccolo calo adesso, però abbiamo notato che anche il Napoli adesso ha avuto un calo ultimamente, quindi mi attendo domenica una partita che le due squadre andranno in campo per vincere, per riscattarsi da un momento negativo, per lottare eventualmente ancora per lo scudetto. Siamo quasi ai saluti, però volevo sentire da Tommaso Bonan chi vincerà la sfida tra Icardi e Mertens. Infatti lo volevo dire, secondo me più che dal Napoli dipenderà da Icardi, nel senso che Icardi se scende con la voglia e in condizioni... Quindi può vincerla lui la sfida? Secondo me può vincerla lui, sì. Secondo me può vincerla lui, mi sento di dare favorito all'Inter. Grazie a Tommaso Bonan, grazie a Lorenzo Benedetto, grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata!